Ciao, questo video è per farvi vedere come faccio la mia base, perché mi sono resa conto che non ho mai scritto da nessuna parte né fatto vedere che prodotti uso per fare la mia base, quindi il correttore, il primer, il fondotinta. Per cui niente, volevo farvi vedere un po' i prodotti che uso, come li uso, ovviamente sempre tutto minerale perché è un'altra vita rispetto ai cosmetici tradizionali che ti otturano tutti i pori. Sembra di non avere assolutamente niente addosso, è tutta un'altra vita. Sono tutti prodotti della Meo Cosmetics, che è una marca che io adoro, non solo per quanto riguarda gli ombretti, avete visto già in altri tutorial che ho usato qualche ombretto loro, ma anche appunto per tutto quel che riguarda i fondotinta. Questo qua che uso io è il più coprente, si chiama Flawless Feline ed ha una coprenza veramente meravigliosa, e senza appunto se fare l'effetto maschera, ma copre proprio tanto tanto tanto, e io lo trovo bellissimo. C'è anche l'altra Questa formulazione, è la Flawless Feline, che è appunto quella più coprente. E poi ne ho preso uno anche della Pamperpus perché è molto meno coprente ed è più leggera per magari un po' più da tutti i giorni, ecco, mentre la Flawless Feline è un po' più da sera proprio perché ha tanta coprenza, quindi è una cosa da usare più da serata. Mentre questa qua va benissimo da tutti i giorni perché è molto leggera e mi trovo benissimo anche con questa. Vi lascio al tutorial. Un bacio. Allora, come prima cosa io metto il correttore. Io uso il correttore giallo perché le mie occhiaie tendono un po' al violaceo e il giallo, essendo il colore complementare, le neutralizza. Uso questo pennellino da correttore della Everyday Minerals e lo applico bene tutto dove ho le occhiaie e nell'incavo dell'occhio interno. Passiamo adesso al primer. Questo lo trovo favoloso perché cancella qualunque segnetto della pelle, i pori dilatati. Applicato con questa spugnetta che si chiama Flocked Sponge, alliscia molto bene la pelle e la prepara per il fondotinta. In caso di brufoletti indesiderati, consiglio il correttore verde. Questo qua è della Everyday Minerals. Sempre per la legge dei colori complementari, ovviamente il verde neutralizza il rossore. E ora del fondotinta. Questo è il mio adorato mattoncino, come lo chiamo io, perché come potete vedere è bello consistente, cicciotto. Il mio pennello preferito per applicarlo è questo della Crown Brush. È un flat top che consente un'applicazione ancora più coprente. Prelevo un po' di prodotto, faccio il classico tap tap sul bordo per rimuovere l'eccesso e poi con movimenti circolari lo passo su tutto il viso e il collo. Ora vado ad applicare la cipria, sempre con la Flocked Sponge, sempre per il motivo di prima, per minimizzare i difetti della pelle. E questa opacizza molto bene e la passo su tutto il viso. Per fare il contouring utilizzo la formulazione più leggera del fondotinta, in una tonalità ovviamente molto più scura, con questo pennello angolato, sempre della Crown Brush. Applico il fondotinta scuro nell'incavo delle mie guance per sfinare il viso, poi lo vado a mettere un pochino anche sulle tempie. E per finire un po' sotto il collo per minimizzare l'effetto doppiamento e per delineare un po' meglio la mia mandibola.
Finiamo la base con un illuminante, io utilizzo questo che si chiama Skinny Dipper nella tonalità light, lo applico con un mini kabuki sopra gli zigomi per fare ancora più contrasto con il contouring, per far venire fuori un po' di più gli zigomi. E la base è finita. Ciao!